Ma è un vecchio progetto che risale alla soluzione Hillers degli anni 70, poi è stato studiato. Il concetto è molto semplice. Qui abbiamo il salto dimensionale. Noi oggi tutti parliamo della Cina e delle grandi navi, però noi guardiamo la dimensione della nave che è aumentata, ma non così di tanto. Siamo su un 30% di maggiori dimensioni. Il grande salto ce l'abbiamo a livello del traffico, che è aumentato di 5 volte, 500%. E questo implica e richiede che un singolo accosto faccia, non sto a spiegarle perché è troppo lungo, faccia circa 2 milioni di TEU, che è l'intero traffico del porto di Genova. E questo è il grande salto che noi non abbiamo fatto e non abbiamo nei vari progetti. Noi cerchiamo di portare avanti questo progetto nuovo che prevede di utilizzare gli alti fondali del Tirreno usando la diga foranea di Voltri, che è già costruita e già fatta con 20 metri di pescaggio, e collegarlo funzionalmente con uno spazio oltre Appennino. Però funzionalmente vuol dire potenzialità adeguata. Non parliamo del treno. Noi oggi facciamo questi 10 milioni di TEU, ci richiedono 1.000 treni al giorno, oggi ne facciamo 30, col terzo valico miglioreremo, ma andiamo a 60, non a 1.000. Questo sistema continuo invece è in grado di farlo. E a quel punto noi possiamo diventare realmente il centro logistico del Sud Europa con sviluppi occupazionali e di attività estremamente elevati. Non dimentichiamo che Amburgo, che secondo me in prospettiva può essere meno importante di Genova, perché l'evoluzione gioca a nostro favore se usiamo queste soluzioni. Oggi ha 300.000 occupati nella logistica, noi ne abbiamo 40, 50, un po' incerte ed elastico. Possiamo tranquillamente immaginare 100.000 posti in più, soprattutto diventare il centro logistico del Sud Europa e finire di essere la periferia della logistica del L'opera si autocostruisce al suo interno, cioè lo scavo del tunnel produce 8 milioni di metri cubi di terra, che sono esattamente 8 milioni che servono per l'allargamento della diga foranea, e tutto avviene attraverso la stessa struttura senza interferire con la città. Non solo, portiamo l'enorme traffico fuori dalla città, a monte della città, al di là dell'Appennino. Questo significa togliere questo abbraccio mortale città-porto. Oggi il porto soffoca la città e la città soffoca il porto. In questa maniera usciamo fuori. Una domanda: dove passerebbe questo sistema? Ma guardi, parte dalla base di Voltri, parte sott'acqua, quindi non ha neppure il problema di attraversare la città, perché la prima idea era passare su un ponte sopra la città, ma questo dava una serie. Invece si infila sotto, passa sotto alla città. Tra l'altro noi prevediamo anche di staccare i Voltri dalla città e fanno una specie di isola lasciando la spiaggia a terra. E di lì parte con 38 chilometri, arriva perfettamente in pianura padana. La zona è Basaluzzo, leggermente a ovest di Novi Ligure.